bisogno di un po' di fortuna, veramente. È un periodo proprio brutto, brutto, ho bisogno di un po' di fortuna. Anche questa città ha bisogno di un po' di fortuna. Ha bisogno di fortuna e di darsi una svegliata e una mossa, veramente. Che siamo rimasti un pochettino indietro, all'era di Pappagone. Al via l'iniziativa ideata da Il Cuore Foggia, il Sasso del Cuore, per dare inizio ufficialmente all'estate e alla libertà dopo il lungo periodo di pandemia e zona rossa. L'idea, già presente in tanti comuni italiani, ha l'obiettivo di donare attraverso un sasso portafortuna colorato piccoli momenti di gioia a chi lo trova. Così i clown dottori del Cuore Foggia hanno realizzato tanti sassi colorati con disegni originali e frasi portafortuna e li hanno lasciati in tanti angoli della città, dal Parco San Felice al centro storico di Foggia. Si tratta di una bellissima iniziativa lanciata dalla società civile, si chiama Un Sasso per un Sorriso e noi a Foggia l'abbiamo fatta un po' nostra chiamandola appunto il Sasso del Cuore. Lo scopo è quello di creare un po' una collaborazione, anche una, diciamo, una caccia al sasso, va bene? E lasciando cioè questi sassi colorati dipinti da noi per varie zone di Foggia, che sia il centro storico come può essere Vico Corridoio, oppure appunto parchi urbani, anche le zone limitrofe delle nostre abitazioni, per valorizzare, per diciamo incentivare anche un po' allo scambio. A Foggia si ride poco ultimamente. Infatti noi l'abbiamo pensata, questa cosa l'abbiamo subito captata, proprio perché dopo il periodo della pandemia andava, diciamo, dato un segnale di ripresa, di rinascita. I sassi del